Buongiorno ragazzi, allora, Coppa Italia, Inter Benevento, veramente, sì, Inter Benevento. Allora, cos'è la Coppa Italia per me? Cosa è diventata la Coppa Italia per me? Ragazzi, l'Inter si tifa sempre a favore, ma è contro, ci mancherebbe. Però, nel caso non riuscissimo a vincere l'Europa League ed arrivare secondi, io preferirei non vincere la Coppa Italia. Perché? Perché? Perché nasconde i difetti e butta sabbia negli occhi delle persone. Basta vedere il Milan che ha vinto la Supercoppa a Doha e tutti pensavano che la squadra fosse decente, tutti pensavano che un obiettivo era stato raggiunto, quindi si stava lavorando bene, e adesso vediamo in che condizioni sta il Milan. Stessa cosa può capitare con la Coppa Italia. Tu vinci la Coppa Italia, maggio, tutti felici, tutti contenti e tutti molto ma molto ma molto ma molto meno critici per il bene della nostra Inter. Quindi abbiamo vinto la Coppa Italia, se abbiamo vinto intanto abbiamo alzato un trofeo, quindi la squadra c'è, altrimenti non l'avremmo alzato. E se non si pretendono giocatori di classe come Barella, non si pretendono giocatori forti come Toni Kroos, non si pretendono giocatori devastanti come può essere, non lo so, qualcuno, fate voi i nomi, però avete capito il senso. Quindi la Coppa Italia per me avrebbe senso, sarebbe una grande soddisfazione. Se vincessimo ovviamente in finale contro il Milan, sarebbe tra i giorni più belli della mia vita. Se vincessimo in finale contro i Gobbi, sarebbe uno dei giorni da incorniciare della mia vita. Anche se la partita più bella vinta contro i Gobbi, ragazzi, Supercoppa Juan Sebastian Verón 2005 estate, ovviamente io c'ero col mio amico Verino e lo saluto. E avrebbe senso se chiudessimo i conti sportivi con il Napoli in finale. Altrimenti, ragazzi, vincere la Coppa Italia preferirei la vincesse squadre che comunque hanno tifosi che, nonostante le loro squadre non hanno ambizioni, continuano a seguirla, continuano a lottare, continuano a crederci, continuano a fare gli ultras. Faccio un esempio: la Sampdoria. Noi non abbiamo rapporti di amicizia con la Sampdoria, quindi parlo veramente come persona, al di là delle parti, parlo veramente come persona che ha un minimo di sale in zucca, ok? Senza parlare di rivalità. I nostri amici laziali, che comunque vedono i giocatori tipo Sergej Milinkovic-Savic, al posto di tenerlo a vita, vedono che una volta che hanno raggiunto un certo livello viene ceduto, quindi la squadra non ha, andando qua stiamo per crollare. Non hanno squadre che non hanno ambizioni di alzare trofei seri, preferisco la vincono loro. È come quando uno vince a gratta e vince, ha vinto 1 milione di euro. Io spero che lo vinca un poveraccio operaio e non come me, e non un miliardario. Quindi spero che la Coppa Italia venga lasciata, il sunto è questo, a squadre che non hanno ambizioni di gloria, ok? In maniera che si fanno felici anche i tifosi. Ricordate il Vicenza di Pasquale Luiso, di Otero, Murgita. Ricordatevi, a suo tempo ci eliminò il Napoli con un gol di Beto, ma voi siete troppo piccoli. Quindi la Coppa Italia la voglio vincere solo in finale con Juve, Milano e Napoli. Per il resto preferirei non vincerla, perché nasconderebbe i nostri limiti e ci renderebbe tutti meno critici e con meno pretese in fatto di mercato, di blasone e di vittorie. Ok ragazzi, ricordatevi, stagione 2005-2006, seconda Coppa Italia consecutiva dell'Inter, la curva nord scrisse, io c'ho tutte le foto, perché ero un poco più di un bambino, portavo come un bimbo minchia alla fotocamera digitale. Scrisse a Curva Nord: questa mezza coppetta non vi restituirà la vostra dignità. E mi è rimasto nel cuore quel messaggio. Secondo, e l'abbandono oltretutto, non rimanette neanche nella premiazione della Coppa Italia. Tanto che Materazzi la portò, pochi se lo ricordano, sotto la curva dei romanisti, che hanno fatto un tifo della Madonna, onore. Secondo striscione, 2004-2005, punto di partenza, perché ha vinto la Coppa Italia con Mancini, anche io l'ho festeggiato, era un punto di partenza. 2005-2006, a che punto siamo? In maniera polemica. Quindi,
sia la Coppa Italia, ma deve essere la Coppa degli Ultras, di quelle, per quelle squadre che hanno tifosi che la seguono da una vita, pur sapendo che non vinceranno quasi mai, ok? Noi cerchiamo di vincere ciò che ci spetta, conquistiamo l'Europa League e arriviamo secondi davanti al Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate ed iscrivetevi. Ciao ragazzi, forza Inter!